Io credo che non sia mai accaduto nella regione Calabria che nel mese di giugno si ottenesse questo risultato, che in realtà non si otteneva neanche al 31 di dicembre e neanche l'anno successivo. Soddisfatto al 1000%, oserei dire, perché il lavoro del Dipartimento è stato enorme. Io devo ringraziare intanto Maurizio Nicolai, il dottore Nicolai, ma tutti i suoi collaboratori, perché hanno fatto un lavoro eccellente. Quindi noi abbiamo chiuso praticamente la programmazione al 30 giugno con un benefit per la Calabria che è pari a un terzo di quello che abbiamo speso, per cui ci viene addirittura, ci vengono dati ancora altri fondi da investire. Questo è quel famoso buon governo, questo è quella partecipazione vera e attiva anche degli uffici alla politica della giunta regionale, che in molti si sarebbero dovuti augurare, ma in realtà nel passato non è stato così, oggi è così. Quindi sono doppiamente soddisfatto. Ero già stato abbondantemente soddisfatto quando a fine anno avevamo presentato quel primo, resoconto, ma oggi sono veramente ampiamente soddisfatto. Significa che questi primi sei mesi sono stati di lavoro duro, di lavoro condiviso, tutti i dipartimenti hanno lavorato tutti quanti insieme, ma il Dipartimento Programmazione ha fatto un grandissimo lavoro. È stato un anno molto impegnativo per tutti i motivi che facilmente si possono immaginare, non sto qui a dire. A fine dicembre noi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui annunciavamo il raggiungimento del target dell'N+3 dell'anno 2020. In quella stessa conferenza stampa dicevamo che l'impegno era entro il 30 giugno di chiudere anche il target del 2021, per mettere in tranquillità chi magari verrà ad amministrare questa regione dopo, che fino al 2021 avrà problemi. Abbiamo mantenuto quello che abbiamo promesso. Il 30 giugno 2021 abbiamo conseguito il target di spesa con più 53 milioni rispetto all'obiettivo, quindi siamo contenti, abbiamo fatto una cosa importante per la Calabria, non tanto per i numeri in sé, perché sappiamo che la programmazione è una cosa poi un po' più complicata dei numeri, quanto per il fatto di avere dato un segnale importante che questa regione quando lavora i risultati li raggiunge, che è una regione affidabile e che è una regione che sa spendere e sa spendere per i calabresi, perché abbiamo speso anche nell'ambito delle attività, abbiamo rimodulato per fronteggiare la pandemia, ma soprattutto per dare risposte immediate a situazioni che veramente potevano definire e creare una crisi sociale importante.